Arrivano diversi commenti in cui mi rimproverano perché difendo il comandante Schettino. E per rafforzare questo loro convincimento mi ricordano ogni volta i 32 morti, come se questo avvalorasse la teoria che Schettino è il responsabile di queste morti. Io ovviamente sopporto con pazienza, perché so che se vogliamo rendere onore ai morti c'è solo un modo: ristabilire la verità dei fatti. E la verità dei fatti è molto, molto diversa dalla verità raccontata dai media. I Kodakons è contro i silenzi e nascondere la verità, come fa tutta la stampa, che è piena di pubblicità delle crociere. La stampa campa con la pubblicità delle crociere, come fa una certa magistratura. A Grosseto ci sarà una sentenza monca su un solo responsabile e gli altri se ne sono usciti pagando delle multe irrisorie con i patteggiamenti. Siamo contro il coro unanime di quelli che non vogliono vedere le responsabilità delle compagnie di navigazione che mandano queste navi con timonieri che non capiscono gli ordini perché sono di un'altra nazionalità e girano la barra invece che a dritta a sinistra, con verricelli e generatori di emergenza che non partono quando succede un incidente perché sono sottodimensionati e fanno bloccare gli ascensori e fanno in modo che la gente finisca nelle trombe degli ascensori e muoia. 9 sono morti nell'ascensore. Perché sono morti questi poveracci? Non ha funzionato il generatore di emergenza perché il costruttore l'aveva fatto evidentemente male e il collaudatore non l'aveva collaudato. Gli ascensori sono rimaste con le porte aperte e 9 persone sono andate a finire lì dentro. Queste responsabilità sono la compagnia, il costruttore, il collaudatore. O verricelli che non fanno scendere le scialuppe perché si bloccano e la gente deve scappare a piedi da una parte all'altra della nave. Ecco, tutte queste responsabilità, se non fosse stato per il Kodakons, nel processo non sarebbero mai entrate. Ma a noi il processo interessa fino a un certo punto. A noi interessa che sia punito chi è responsabile, a partire dal comandante Schettino, ma che siano puniti, nella opinione della gente, anche gli altri responsabili, quelli che non avranno una sentenza di condanna, ma che hanno determinato in modo rilevante il naufragio, la tragedia, la morte di queste persone. Il naufragio della Concordia comincia molto tempo prima di quel maledetto giorno di gennaio 2012. E comincia proprio quando Fincantieri consegna la nave appena finita a Costa Crociere, dopo averla fatto collaudare da Rina. Io vi propongo qui una vecchia intercettazione già ascoltata fra un ingegnere di Costa Crociere e un avvocato di Costa Crociere. La nave ce la possono anche consegnare con la boccola che si surriscalda e va male? Cioè, se la boccola brucia, assolutamente no, la nave va con solo asse. Ma dipende tutto come fai a programmare. Quello che interessa capire, cioè, se io posso accettare una nave con una boccola che ha un problema, voglio dire, il Rina mi mette la dichiarazione in fine. Rina fa tutto quello che vuole Fincantieri. Quindi puoi decidere di fare delle programmare severe, se va bene, va bene, finito il discorso, ti si ribrucia, la nave deve ritornare in bacino. Però puoi anche decidere di fare delle programmare non severe. Secondo me andrà a finire così, che farà delle programmare finte. Perché interesse di tutti fare delle programmare finte. Secondo me non ha assolutamente neanche interesse forte andare a fare delle prove severissime. Tieni presente che questo è già successo su una nave, che se non sbaglio era Concordia. Il certificato di collaudo della Concordia, lo sa che non c'era ancora nessuno? Nemmeno al processo c'è. Noi l'abbiamo chiesto 4 mesi fa e siamo dovuti andare al TAR per averlo. Il Rina non ce lo voleva dare. Non ce l'hanno dato, siamo andati al TAR, il Rina ce lo stava dando, hanno fatto ricorso Fincantieri ed altri per non farcelo dare. Ancora non lo abbiamo. Un altro aspetto che il processo non ha proprio voluto prendere in considerazione sono le porte stagne difettose. Lo squarcio sul lato sinistro dopo l'impatto ha interessato 3 compartimenti e con 3 compartimenti allagati la nave poteva ancora galleggiare e navigare, se non che le porte stagne difettose hanno allagato altri 2 compartimenti, un altro verso prua e un quinto verso poppa,
e con 5 compartimenti la sorte della Concordia era segnata. Ma perché hanno ceduto le porte Stein? Perché Fincantieri ha usato materiale scadente, porte Stein che si sapeva non avrebbero tenuto. E non sono io a dirlo. Sentite. Queste porte Stein che abbiamo noi, che sono con quelle di quella cazzo di ditta che è da mettere in prigione prima del sottoscritto che avrà fatto qualche belinata. Devono mettere loro che certificano le navi, Cristo Santo. Guarda, siamo persi, sono di fare. Quindi, tanta Madonna, Belli, come cazzo le autorizzano? Perché queste porte stagne qua, la tenuta, ce l'hanno con una baderna. Dopo 2 anni è già da cambiare, c'è l'aria. Vorrei sinteticamente ricordarvi anche come è nato l'impatto, da chi è stato causato, e ce lo facciamo ricordare dal comandante Schettino. Il team di plancia si è stato zitto e nessuno ha parlato, nonostante che la nave puntasse sopra l'isola. Si sono stati zitti. Me ne accorgo, compio una manovra evasiva, accade qualche cosa, perché è tacito, è stato acquisito che io mi sposto davanti ai vetri, incredulo della circostanza che stavo fronteggiando. Si sente un rumore sopraggiunto alle mie spalle di colpi in marinaio che ripeteva correttamente i miei ordini, va di colpo e fa il contrario. E la voce di Ambrosio, registrata alla scatoletta, sopraggiunge a dire: avevo pensato bene che dovevamo andare a dritto, ma nel frattempo abbiamo urtato. Questo è un punto che non si saprà mai. La compagnia ha confermato che le liste passeggeri che ha fornito erano sbagliate. Quelle che ci ha dato 4.228 non è vera, perché quella è la lista che non tiene conto di quegli imbarchi a Civitavecchia all'ultimo minuto. 4.754 è il numero complessivo. Come avete visto, parlare dei morti è un azzardo per chiunque. I morti vanno lasciati in pace. Bisogna ristabilire la verità e attribuire tutte le colpe a tutti i responsabili. Non può essere Schettino il capro espiatorio di tutte queste manchevolezze che vi ho mostrato, e questi sono fatti, non sono mie supposizioni. I morti sono stati 32, quelli che si sono salvati sono 4.722, e chi li ha salvati? Per me li ha salvati il comandante Schettino con quella manovra incredibile. Io vorrei chiudere ricordandovi che presto si farà a Trieste un nuovo processo. Imputati sono Costa Crociere e Fincantieri, perché hanno montato un generatore di corrente di emergenza che non ha mai funzionato e che ha causato molti morti, come avete appena visto.